L'archivio Vittor Giani ha lo scopo, fin dalla sua origine, di promuovere la conoscenza dell'artista attraverso mostre, attraverso raccolta, classificazione delle sue opere, seminari, conferenze. Felice Giani è nativo della provincia di Alessandria, di San Sebastiano Curone, da cui si è allontanato giovane per andare a studiare l'arte, e poi la sua carriera l'ha portato ad essere uno dei principali esponenti del neoclassicismo italiano. Morì a Roma nel 1823, quindi il 2023 vedrà l'anniversario dei 200 anni della morte, e questa è l'occasione con cui l'archivio Vittor Giani vuole organizzare degli eventi di grande portata, sempre nell'obiettivo, nella missione proprio quella dell'archivio, di ampliare la conoscenza di questo artista che per lunghi anni è stato un po' trascurato proprio dalla sua terra di origine rispetto a tutte le realtà in cui ha lavorato, che sono numerosissime in Italia. Opere a parete abbelliscono, per fare un esempio, il Palazzo del Quirinale in Italia. Ha prodotto tantissimo anche in termini di disegni, di tele. Le sue opere sono conservate nei principali musei nazionali e internazionali, dagli Uffizi al Louvre, alla National Gallery, il Colgate Museum, il Met. Ci prepariamo al 2023 con una serie di eventi che si distribuiranno sia in San Sebastiano, che è il suo paese di origine, ma anche ad Alessandria e in altri territori della nostra provincia, con mostre di ampio respiro. Abbiamo raccolto opere in giro per il mondo per riuscire poi a realizzare questo evento. Teniamo sempre presente che i capolavori di Giani sono soprattutto delle opere a parete, degli affreschi, quindi questi non sono trasportabili, comunque avremo modo, con dei video e del supporto digitale, di diffondere anche questa parte, che forse è la parte in cui il suo talento artistico ha raggiunto i livelli più elevati.